Civitanova chiude la Supercoppa al 3 gradi posto superando Perugia. Bernardi rimanda in campo Perugia con gli stessi uomini che hanno perso la semifinale contro Trento, mentre Civitanova fa riposare Guantorena e Cister dando spazio a Massari e Diamantini. Il primo set è una sinfonia tutta umbra con Atanasijevic solista d'eccezione 100% in attacco 4 su 4, due muri vincenti e un ace. Civitanova però non ci sta e nel 2 gradi set reagisce, mette la freccia sul 10-11 e guida fino al 25-21 finale grazie agli attacchi di Lele Simon e agli errori di Perugia. Ma anche con l'apporto di Sokolov, non è ancora al 100% dopo l'operazione al ginocchio sinistro, ma già in campo per ampi spezzoni di gara. Nel 3 gradi set, come nel 2 gradi, Civitanova esce a metà parziale passando sul 16-15. Simon è scatenato 8 punti nel set col 70% in attacco, ma sul 23-22 Perugia regala un errore al servizio e i marchigiani ringraziano con due punti filati di Lel. Nel 4 grado i campioni d'Italia di Perugia abbozzano una reazione, con le giocate di Atanasijevic arrivano fino al 20-18 prima di subire il rientro lub 20-20, punto l'invasione del muro perugino sancisce il sorpasso 20-21. Nel testa a testa finale è la lub a sorridere con l'attacco vincente di Lel. Alle 18 la finale Trento-Modena sarà la prima finale di Supercoppa per Julio Velasco, la sesta per Angelo Lorenzetti che ne ha anche vinto 2. Ser Safety Conad Perugia Podrascani 6, De Cecco 1, Leon 13, Ricci 6, Atanasijevic 24, Lanza 11, Colaci L, Piccinelli, Ogendorn, Della Lunga, Galassi 5, NSIF, Berga, Hall, Bernardi. Cucine Lub Civitanova Massari 3, Stankovic 6, Simon 17, Lel 17, Diamantini 4, Bruno 2, Balaso L, Sokolov 2, Dulst, Bisander, Chester 2, N. Marchi.